Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Gentili amici che ci ascoltate, un saluto a voi tutti da Vincenzo Lagognata e bentrovati. In occasione del percorso di discernimento vocazionale, chiamato Percorso Samuele, aperto ai giovani tra i 16 e i 35 anni, organizzato dall'Ufficio di Pastorale Vocazionale della Diocesi di Ragusa, abbiamo il piacere di avere presso i nostri studi Suor Daniela Turrisi, appartenente all'Ordine delle Suore Francescane del Vangelo, nonché membro del Centro Diocesano Vocazionale, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Pace e bene a tutti voi, grazie a voi dell'invito e dell'occasione di poter presentare questo percorso e saluto tutti i radioascoltatori e coloro che ci seguono anche con i social network. Suor Daniela, qual è il legame tra il percorso e il personaggio biblico di Samuele? Quando abbiamo un po' pensato a questo percorso, abbiamo pensato un po' a questo giovane profeta, ecco, della Sacra Scrittura, dove si è messo un po' in ascolto della vocazione. All'inizio Samuele non capisce che è il Signore che lo sta chiamando. Infatti, quando il Signore lo chiama per nome Samuele, Samuele, lui si alza e va dal sacerdote Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma non era il sacerdote che lo chiamava. Alla terza volta il sacerdote gli dice: se di nuovo il Signore ti chiama, rispondi, parla, che il tuo servo ti ascolta. Quindi abbiamo pensato un po' a questo Samuele come i giovani di oggi che si pongono in ascolto della chiamata del Signore, proprio perché questo percorso vuole essere un ascolto della vocazione a 360 gradi, ecco, ciò che il Signore mette nel cuore di ciascun giovane. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.